alla seconda giornata dell'Italian Blues River Festival, 15ª edizione. Ora, prima di far salire sul palco ovviamente il presidente di Italian Blues River, Franco Lo Monaco, ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti voi. La serata di ieri è stata veramente molto molto bella, vi ho visto davvero molto carichi e mi aspetto che quest'oggi lo siate ancora ancora di più. Quindi da parte mia, da parte di Blackjack, un ringraziamento doveroso. Fatevi un bel applauso. Franco, presidente di Italian Blues River, Franco Lo Monaco, un applauso grandissimo, fatevi sentire. Mia tanto grande. Franco, ovviamente ancora una volta a te il ringraziamento diritto, questa cosa. Vai. La parte pallosa della cosa, vuoi dire? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto e benvenuti a questa edizione del festival, che è un'edizione speciale perché è la 15ª. Allora, magari qualcuno di voi già ieri sera era qui, per quelli che non c'erano ricordo a tutti appunto che la 15ª edizione abbiamo deciso di caratterizzarla anche come omaggio a tutti i grandi artisti che l'associazione Italian Blues River si è onorata di ospitare nell'attività sia del festival sia quando abbiamo fatto la rassegna Blues in Blues negli anni scorsi, per citarne alcuni veramente grandi: Johnny Winter, John Hammond, Eric Bibb, Kenny Wayne Shepherd. Tra parentesi, Kenny Wayne Shepherd viene pubblicizzato già anche col nostro marchio, perché è il 23 di luglio, quindi tra poco si esibirà il carro ponte, quindi vi invitiamo a partecipare a questo bel concerto. Joe Bonamassa era un altro che era venuto sotto la nostra egida, quindi abbiamo tutti questi grandi che abbiamo voluto omaggiare, chiedendo ai musicisti che si sono esibiti ieri e che si esibiscono oggi di dedicare alcuni brani a loro. Poi gli stessi musicisti ve lo confermeranno e ve lo diranno. Questa è la connotazione di questa edizione del festival. Ricordo sempre che abbiamo il nostro banchetto dove potete fare la tessera. L'associazione, come sapete, si regge sull'autofinanziamento, quindi non è a fine di lucro, quindi tutto quello che noi raccogliamo lo trasformiamo in questa cosa qua. Quindi vi invitiamo a fare la tessera se ancora non l'avete fatta, costa poco. In cambio avete musica eccellente, gratis, perché il livello dei gruppi che cerchiamo di portare noi sempre è sempre un ottimo livello. Qui, secondo me, ci sono tra i migliori musicisti blues italiani e anche europei, vorrei dire, perché non operano solamente in Italia. Sto parlando troppo, adesso ripasso la parola a Jackie Arella, che vi presento come presentatore. Lui è un appassionato di musica nera e trasmette alla radio, adesso lui vi dirà dove. Quindi ancora una volta vi ricordo che il sottoscritto trasmette questo programma ormai ad ottobre del 2007, quindi sta per concludersi adesso la decima stagione di questo programma. Si intitola Urban Nights, che va in onda a Radio Cernusco Stereo, Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano, ed ovviamente da qualche tempo da questa parte ormai anche sulle frequenze di Radio Popolare. Quindi, detto questo, non mi resta, Franco, grazie mille di tutto, ancora un applauso al presidente Franco Lo Monaco. And now the time is up. È arrivato il momento? Ce la fanno? Non ancora. One more. Ok, bene, ancora un minuto. Quindi vi posso dire, ad esempio, una cosa molto molto importante, poi chi vorrà ovviamente potrà venire a chiedermelo. Ci sarà comunque qualche omaggio sicuramente nella mia prossima trasmissione di Urban Nights a Radio Cernusco Stereo, riguardante Italian Blues River Festival 15ª edizione, la prossima settimana, quindi venerdì prossimo alle ore 21. Vi aspetto tutti numerosissimi. Io ricordo all'ascolto, ovviamente. Io vi ricordo ovviamente le grandi band che si sono esibite
giusto ieri sera, ovvero Gabriele Scarazzi e Gabriele Scarazzi Band, e il grandissimo successo, un'esplosione di applausi soprattutto per il batterista quando è salita l'Alex Usai Band. Sono entrambe due formazioni che meritano, entrambe formazioni che mi auguro, spero che vi possiate insomma arrivare ad ascoltare i loro album. Adesso siamo arrivati al punto che tutti stanno aspettando: si apre la seconda giornata dell'Italian Blues River Festival, 15ª edizione. Loro sono un trio che a detta del chitarrista è nato l'altro ieri, un progetto che è nato l'altro ieri, un progetto davvero molto bello di cui trovate l'album qui al banchetto di Italian Blues River. Quindi per me un grande piacere, prima le donne ovviamente, di ospitare sul palco on double bass Alessandra Cecala. On guitar and on vocals, ladies and gentlemen, Mauro Ferrarese. Non poteva completare questa formazione un grande amico, Max Prandi alla batteria. Il loro progetto, un progetto che già dal titolo fa venire abbastanza i brividi, a me piace veramente moltissimo. Sacred Roots, ladies and gentlemen, benvenuti ancora una volta.